da una salvezza insperata, una salvezza in piena regola. Ma io dico la sincera verità, ci ho sempre creduto, anche perché la squadra c'era, i ragazzi si impegnavano, il mister Giampiero era tutte le sere al campo, puntuale, i ragazzi tutte le sere si allenavano con vento, acqua, freddo, con tutte le intemperie, ed io vi dico la sincera verità, ci ho creduto sempre. Siamo arrivati a salvarci matematicamente con sacrificio e con impegno da parte di tutti. Ringrazio tutti i ragazzi e ringrazio sia gli ex dirigenti che i dirigenti che sono rimasti a seguito della squadra e con sacrificio abbiamo portato a termine questo campionato. Suo padre è sempre stato un dirigente del Kaulon. Ma diciamo che mio padre effettivamente è stato sempre dietro la squadra come Pensavo perché dirigente, siciliano, Romito come andava in una direzione, siciliano è tifoso, andata troppo corta, la domenica non vedeva l'ora quindi di anche in questo caso ha avuto la meglio la andare al difesa. campo e voleva sapere In che aveva maglia fatto Amaranto, Bologna, il se primo ci tempo poteva ormai si trovare. avvia alla Ci conclusione, scherzavano i vediamo ragazzi, sono contento siciliano. pure per lui. Penso che Siciliano lui manco dall'assurdo Romito, ma cosa ancora è fuori abbia di detto. misura. Un ex capitano del Caulonia, ho avuto la fortuna di militare sempre in prima categoria, in seconda categoria, sono partito dai piccini, esordienti, allievi, sono stato sempre al campo. Papà mi ha trasmesso questa passione e devo ringraziare gli altri dirigenti che mi hanno coinvolto all'inizio di campionato. Posso dire che sono molto 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 contento per il paese, per la squadra del Caulonia, ma soprattutto per i ragazzi. Soprattutto per i ragazzi perché hanno dalla situazione che ci si trovava tutti quanti era facile mollare. Trovarsi a 2 punti, ultimo in classifica, con parecchie partite perse, secondo me non tanti continuavano a giocare. Finito il campionato, ci fermiamo e poi riprendiamo. No, già ieri con alcuni dei dirigenti e prossimamente ci rivedremo tra di noi per progettare già il prossimo campionato. Rimane, diciamo, se può essere considerato un problema, la questione campo. Ma la questione campo la conosciamo tutti, c'è una situazione un po' particolare perché effettivamente il campo non è stato completato da quel famoso progetto FIGC e al momento la situazione è un pochino così.